Lo Sporting Giovani Risorse, per mantenere la leadership del campionato assieme al Podgora, non può permettersi battute d'arresto. Non sarà facile però in questa giornata di campionato, perché ha di fronte una delle migliori compagini del girone A di Serie D di calcio a 5, l'Accademia dello Sport di mister Catanzarini, che vuole rimettersi in marcia per i playoff dopo i due scivoloni rimediati nelle ultime due settimane. Dal palazzetto dello Sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. Coronato il gol, rete da parte della formazione di casa, che va dunque a bersaglio con il numero 2 coronato. Pigini all'indietro, Marini dentro questo pallone interessante, attenzione, conclusione che termina davvero molto vicina al secondo palo operata da Corazzina. Adesso colpo di tacco sbagliato, grande chance, arriva il gol del pareggio da parte di Marini. Adesso c'è sicuramente un tentativo di sviluppare con maggiore rapidità le azioni offensive e c'è il gol da parte del numero 6 Damiani. Petrin, a spazio Petrin, che ha provato anche in precedenza la conclusione, invece poi c'è stato il sinistro da parte di Coronato respinto. Cristian Pardo, ottimo fraseggio e tiro da parte di Cristian Pardo, che ha ricevuto un cioccolatino, un pallone d'oro da Tabanelli. Riprende il gioco con Di Cesare, Abbenda, ottimo il pallone di Abbenda, il destro da parte di Corazzina che ha sfiorato il gol del pareggio. Ancora Di Cesare, sta giocando bene Davide Di Cesare in difesa, il destro da parte di Piccini e la risposta ottima di Durati, scusate, che è riuscito a neutralizzare questo destro molto insidioso. Ancora Tabanelli per Petrin sulla verticale, ottima l'azione, il gol, meravigliosa azione condotta dalla coppia Tabanelli e Petrin. Adesso c'è tutto solo sulla sinistra, il diagonale che era stato tentato da Corbi. Gaito, pallone interessante adesso e c'è il tiro da parte di Cristian, di Prezioso, scusate, che non ha trovato lo specchio della porta. Pallone perso, attenzione, il destro e la pala che termina molto molto vicina, fa la barba al palo praticamente. Attenzione, tutto solo e va a segnare con grande calma, con grande comodità, il più facile dei gol, il numero 5 Piccini. Attenzione, tiro da parte di Piccini e la risposta ottima da parte di Dorati, che è stato eccellente nel proprio riflesso. E finisce dunque il match con il successo rotondo da parte dello Sporting Giovani Risorse. È tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera e a risentirci per i prossimi appuntamenti con Mondo Futsal.